La commemorazione civile e religiosa del bicentenario della nascita di Don Bosco, tra poco al Teatro Regio la cerimonia ufficiale, questa mattina la messa Maria Ausiliatrice. È il giorno, cambiamo argomento, della commemorazione civile e religiosa di Don Bosco nel bicentenario della nascita, oggi pomeriggio alla cerimonia ufficiale con le autorità al Teatro Regio, poco fa invece a Valdocco la messa celebrata dal Rettore Maggiore. Il servizio di Matteo Spicuglia. Dalla periferia di Torino siamo qui, nella periferia iniziale, alle diverse periferie esistenziali e geografiche. Per il Rettore Maggiore Don Ángel Fernández Artime, il segreto di Don Bosco è una delle immagini più belle usate da Papa Francesco. Il cristianesimo vissuto non dal centro, ma dalle periferie. Ieri Valdocco, i bassi della Torino dell'Ottocento, oggi ogni angolo del mondo, i 132 paesi dove i salesiani vivono ed operano. La realtà italiana oggi torna lì, da dove tutto è partito. La famiglia salesiana con i consigli provinciali, i superiori generali, le suore, la messa nella Basilica di Maria Ausiliatrice, il primo momento della giornata dedicata alla commemorazione civile nazionale di Don Bosco e il bicentenario della nascita. Oggi pomeriggio la cerimonia ufficiale con le autorità al Teatro Regio. Dimensione religiosa e civile continuano a camminare insieme nello spirito di un santo che nel suo impegno con i giovani si era dato due obiettivi: formare buoni cristiani e onesti cittadini, un'eredità attuale. Noi, come famiglia salesiana del mondo, dobbiamo essere riconosciuti per il nostro amore per i giovani. E sempre tra di loro, come ha detto Don Bosco, i giovani più poveri, esclusi, abbandonati.